Adoro. Comunque è buonissimo, eh. Vive gelato, frose yogurt. Ora me lo posso mangiare? Ma no, è troppo buona, eh. Me lo finisco. Ciao. Ciao. Mamma mangia veramente, troppo buono. Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere come fare una ricetta perfetta per l'estate, ovvero frozen yogurt, che è buonissimo, è super sano, veramente occorre soltanto yogurt e frutta, super naturale. Allora, io ho congelato già qua i mirtilli, oh, che cadono, e altri tipi di frutta, con un po' di carta, su un po' di carta forno, l'ho lasciati qualche ora nel congelatore. Adesso lo faccio prima con i mirtilli e poi dopo vi faccio vedere con gli altri tipi di frutta, sempre frutta congelata, qualsiasi frutta la mettete potete farlo, basta che sia congelata. Poi ci aggiungo lo yogurt greco e poi metto anche un po' di trubia per dolcificare a vostro piacere, potete aggiungere anche un po' di miele oppure di sciroppo d'acero oppure di sciroppo d'agave, vanno benissimo. Adesso vado a frullare con un mini primer. Il nostro gelato, guardate com'è bello denso, viola, sì è bello perché poi vengono tutti colorati, guardate, ha proprio la consistenza del gelato, guarda com'è bello, visto? Se non lo dovete mangiare subito lo potete anche conservare nel congelatore. Faccio la stessa cosa anche con le ciliegie che ho congelato, quindi vado a versare qua dentro assieme allo yogurt greco. Qualche pezzettino di frutta, non vi preoccupate, è anche caratteristico, cioè, guarda qua, cioè sembra proprio gelato, guarda, cioè la consistenza proprio del gelato, gelato amarena, sì ed è buono anche se rimane qualche pezzettino, guarda com'è bello, faccio proprio il pizzetto. Wow, guardate com'è bello, cioè ha proprio la consistenza del gelato, tu devi vedere, è fantastico. Infine abbiamo deciso di farlo anche con la pesca, chi non piace il gelato a pesca, super rinfrescante e buono, eccole qua le pesche, anche queste qua le abbiamo congelate. Vi ripeto, potevate farlo ad esempio con le fragole, con i lamponi, con non lo so, dimmi un frutto, albicocche, kiwi, insomma qualsiasi frutto vi piace lo potete fare, basta che li congelate. E guardate anche altri due video che abbiamo fatto l'anno scorso di gelato al cioccolato, due video sono, perché proprio il concetto è sempre lo stesso, infatti mi sono ispirata un po' a quel video per fare questo gelato, però praticamente con la variante di aggiungere lo yogurt invece che un gelato viene un frozen yogurt, che poi è anche un pasto completo perfetto anche proprio per fare una merenda e una colazione anche quotidianamente, perché c'è sia lo yogurt che la frutta, quindi ottimo, buono, sano e leggero. Ci aggiungiamo anche qua quindi lo yogurt greco. Eccola qua, anche il gelato alla pesca è pronto. Abbiamo guarnito questo qua con due pezzettini di ciliegie, guardate com'è bello e invitante. Su questo abbiamo messo il biscotto, un frollino integrale sbriciolato. E qua abbiamo messo un po' di granella di nocciole. Potete mettere anche niente, se no, cioccolato. Ovviamente, sì, per il cioccolato. Sono buonissimi, super buoni. Un consiglio che vi do è di tagliare bene bene la frutta a pezzettini piccolini. Ragazze, adoro. Adoro. So che sarete felicissime di questa nuova ricetta. Mia mamma nel frattempo grida come una dannata. Grazie mamma per questa speciale contributo. Ragazze, gelato a colazione. Potete mangiarlo anche ogni giorno a colazione. O a merenda. A merenda. Non basta però, ti sto mangiando tutto. Fatelo. Mettete un like, tanti like a questo video, lasciatemi tanti commenti e taggatemi nelle vostre foto su Instagram, su Facebook, dappertutto. Ciao, mua, viva il gelato. C'è la bocca sporca. Comunque buonissimo. Viva il gelato, frose yogurt. Ora me lo posso mangiare? Ma no, è troppo buono, me lo finisco. Ciao. Ciao. Mamma mangia veramente, troppo buono. E salve. Ti ha sballato tanto gli occhi.